E adesso direi che si torna indietro, non ci dovrebbe. Comunque, sì, qui era ambulatorio. Non dovrebbe mancare moltissimo a finire di completare la raccolta dati. Allora, collaboratrice Ferrier, procede immediatamente al modulo di ingegneria. Terminato il trasferimento dati dell'IA presso tutti i moduli, dovrà non di meno assicurare e restituire l'unità fisica dell'IA. Quest'ultimo obiettivo è di assoluta priorità. Certo. Ok, un altro settore. Andiamo. Quindi lì abbiamo la criogenia, che ho il terrore di trovarci dei cadaveri io. Ma adesso noi dobbiamo andare in ingegneria. Figurarsi. Ok. Qui dove dovrebbero aver lavorato Nat e Bert. Ancora questi famosi bungalow. Zero gravità, zero problemi. Alleati? What's? Ok. Solita storia. Ci siamo quasi, potenza col cervello di Odin. Il potere dei suoi processi cognitivi è più grande dell'intero Lussemburgo. Parlando seriamente, non farlo cadere. Ah, sapete che prima non ho letto questo? Vabbè. Sono di nuovo H. Ok, ciao. Abbiamo ingegneria meccanica e tecnologia di sistema. Qui non ci si può accedere neanche volendo, comunque. Operazione Luna per te, stato di avanzamento. Batteria d'alimentazione. Qui credo che il grosso verrà quando qualcuno entrerà in quest'area. Qui si dà semplicemente sull'esterno. E buona fortuna. Sergio Venturi, nell'intervista esclusiva di questo mese parliamo con l'AD Sergio Venturi, amministratore delegato, del futuro delle IA, della sicurezza del personale in orbita e di come Venturi accudisce tutti i suoi membri. E qui ci sono delle parole crociate. Ok. Piattaforma droni. Ok. Qui dove stava la navetta? Autodrone attaccato alla piattaforma di servizio. Attenzione, guasto meccanico, malfunzionamento elettrico. Drone non allineato con montacariche di servizio. Attenzione. Rivolgersi all'ingegnere. Eh sì. E. Oh, pensavo fosse chiuso qui. Riservato alla merce. Ed è proprio. Non sono mai partiti. Evidentemente non sono mai partiti, maledizione. Eh no, nei dati dell'RA qui aspettiamo. Interfaccia del tecnico di sistema. Programma di navigazione autodrone Venturos Lithia. Aggiornamento richiesto. Disabilitazione del tecnico di richiesta. Accettata. Aggiornamento programma di navigazione autodrone. Programma di navigazione aggiornato con hackerato da Nat la Mat 288. Non voglio mica la luna. Inizializzazione del sistema autodrone. Ma non sono mai partiti perché è lì. E qui ci manca un codice. Facciamo partire qui, mettiamo in pausa, sennò questo rumore mi uccide. Forse.
Ha a che fare con alleati? Alleati forse? Attenzione, pericolo. Questo la dice brutta qui la situazione. Nido di Nat e Bert. Se la cabina fa su e giù, tu non bussare più. E se non fa su e giù, bussa con forza se la tenda è chiusa. Sigarette, ok. Cili di carne. Questo è 3 mesi fa, questo ce lo potremmo anche vedere adesso. C'era un artista qui, eh? Wow! Le due tute, ok, quindi proprio condividevano con un bel letto matrimoniale il tutto. Quindi qui stava ricopiando il tutto. Questo qua è per. Viene fatto. Se lo insegnano anche alle medie. Per riprodurre un disegno, viene diviso in più riquadri in modo che fosse più semplice riprodurlo poi. Messaggio con Natalie. Oh merda. Stavo rovistando nei server di Venturis per certe cose di sera. Cherry, io ho trovato un mucchio di verbali di riunioni esecutivi in una cartella non protetta e ne ho estratto qualcuno. Membro anonimo ID987 ci aveva garantito che la cintura Venturis avrebbe ospitato i primi passeggeri entro l'anno Venturo. L'idea era che. Naufragato e siamo in calo di 18 punti in un solo mese. Ok. Amministratore delegato. Il membro del consiglio Chun aveva tutto sotto. Turpiloquio. Prego, io. E stia zitto, vada a Turpiloquio. Se la cintura Venturis non sarà operativa e non registrerà profitto entro la prossima elezione del COP. Ok, un altro membro qua. Ho lavorato per suo padre, conoscevo suo nonno. Loro sì che erano grandi uomini. E la sua ultima possibilità di salvare il nome della sua famiglia dal baratro sistemi le cose. A quanto pare non siamo i soli insoddisfatti delle imprese di Serge ultimamente. Scuola singaporiana di arte e design. Ok. Preparato per te da Indra, IA consulente per l'intero sud-est asiatico. Roberta, qui è Indra. Ho raccolto svariate opzioni per te. Ho deciso di sottoporti alle tre che si abbinano maggiormente al tuo profilo. Eccoti le scuole di arte e design consigliate. Ah, era Roberta l'artista, giustamente. Ok. Accademia di Belle Arti di Nanyang. Accademia professionale di qualificazione Venturis di Singapore. Università statale di Sing. Ok, qui si è sentito un breve audio, ma poca roba. Ok. Officina. Pannello, berretto, Orbital Workers Union, quello è il sindacato praticamente. Olio meccanico. Ok. Trofeo. Podio, giochi balistici su invito di Freedom Republic 2081. Fuoco di saturazione e risposta al fuoco. Donne, Robert Williams, sa sparare la ragazza. Ha fatto un ritratto alla sua donna. Terzo classificato, giochi all'aria aperta di Freedom Republic 2078, regionale di Austin. Inseguimento preda in campo aperto. Categoria ungulati. Ok. Nell'82, tiro al bersaglio vivente. Lei cacciava. Questa cosa è brutta, brutta, brutta. I don't like it. Ma ok, personale.
Paraprol, farmaco, è un analgesico. Soffriva di qualcosa? Revivatrol. Non so bene cosa faccia. Potrebbe creare dipendenza. Ok. Oggi spose. 2086. Alla Fontana del Paradiso, lo stesso posto dove poi è morto JJ e che ha a che fare con Sere. Logistica operativa Venturis. Collaboratrice Williams, grazie dell'interesse per il programma di assistenza all'istruzione e alla riqualificazione Venturis. Molti dei collaboratori che hanno ottenuto il loro primo diploma tramite un programma di certificazione per corrispondenza presso una struttura esterna al circuito Venturis mostrano un grande interesse nell'assistenza all'istruzione e alla riqualificazione. Sfortunatamente, quanto alla sua richiesta, non possiamo fornire assistenza agli studenti che frequentino degli istituti esterni al sistema di istruzione Venturis. Tuttavia potremmo offrirle la tariffa di fedeltà preferenziale Credito Subito, qualora scegliesse uno dei programmi di studio ufficiali Venturis per le sue necessità di istruzione e riqualificazione. Qui non c'è una data, però. Si voleva riqualificare. Non mi ricordo, servivano dei codici in quest'area? Forse, però non credo ci fosse. In crio, programma di controllo manuale pronto all'installazione, supporto passeggeri, supporto controllo, senza media capacitore crio, Odin, roba da IA, Clarissa Vibrissa, appisolata da qualche parte, il gatto si chiama Clarissa Vibrissa, giustamente. Ok, iniziamo il tutto seguendo, direi, Bert. You coming, Sarah? Aspetta che già stanno. No. Ah, ecco qua. Stavo dicendo di seguire. Facciamo quello che ho detto. Seguiamo Bert, poi. Ah, era qua il tutto. Allora, messaggio con Odin. Completato la revisione 3718 del programma di controllo del pilotaggio manuale del drone seguendo le tue istruzioni e 92,8% di possibilità di corretta integrazione con i sistemi esistenti del drone senza complicazioni. Dovrebbe bastare. Sei pronto all'inserimento? Sì, ho caricato il pacchetto codice nella chiave di protezione dell'iniettore trasferimento manuale e... Grazie, bello. Passo a prenderlo. Tutto l'equipaggio. Buonanotte. Morire, dormire, nient'altro, e con un sonno dire che poniamo fine al dolore del cuore e ai mille tumulti naturali, di cui è l'erede la carne. Dormire, forse sognare. Mi consegno al sonno per adesso, auguro a tutti voi di fare bei sogni, sogni della riuscita di cui sarete artefici, ne sono sicuro. Nat, Bert e Sarah, vorrei poter fare di più, ma per adesso in bocca al lupo. Andrew. Messaggio interno con Roberta Williams. Ma i tre responsabili? I miei mi volevano bene, solo che erano hippie. È normale, ora lo chiedo a Sarah. Ha detto che è normale e che devi smettere di prendermi in giro. Quando è l'ultima volta che hai dormito? Perché continuate a chiedermelo? Ricordiamoci che Netta ha un soffio al cuore. Di lei in crio non ci dovrebbe proprio andare. Ok, great. This will only take a minute. Ok, altri tubi, cavi. Ok. Questo è 18 ore fa. Power cell showing green. How's yours look, baby? Voltage adapter in place. Ready to rock. Hit it. Questo è molto male. Oh my god. Are you okay? Ok, qui ha preso tutto fuoco. But
Questo dura 22 minuti? Bart! Bart! 1, 2, 3. Allora, aspettiamo solo un secondo, cioè la parte in cui sono divisi con Sere. Okay. Earlier, when you decided to withhold. Commissione Supervisione Medica Venturis. Scrivo per informarvi del mio stato mentale nel caso in cui l'equipaggio non sopravviva all'incidente occorso su Tacoma. Sono pienamente consapevole che gli esami del membro Kuroshenko indicano che le sue possibilità di sopravvivenza, una volta sottoposta a criogenesi, sono minime. Ciononostante, più umano che la signora Kuroshenko esali l'ultimo respiro nella pace del sonno criogenico che muoia asfissiata su una stazione abbandonata. Sappiate che è una mia decisione, presa nel possesso delle mie facoltà, e che me ne assumo la piena responsabilità, nel bene e nel male. Cordialmente, dottoressa Sere Hasmadi, ufficiale medico. Da Andrew Dagia, grazie. Ciao Sere, mi hai detto di fare con calma e di farti sapere quando fossi stato pronto per la crio, ma sono pronto, ora. Se lo devo fare, non ha senso sprecare altro ossigeno trascinandomi in giro. Ho già mandato un messaggio a tutti quelli ancora svegli, ma volevo solo ringraziarti per la pazienza e i consigli, e per la tua discrezione quando ho titubato. So che in molti al tuo posto avrebbero pensato, si fotta, non ho tempo per lui, sguinzagliandomi contro l'amministratrice di stazione. Apprezzo sul serio il tuo tatto, anche se so che in fin dei conti stavo solo rimandando l'inevitabile. Ma forse è quello che stiamo facendo un po' tutti. Non ci resta che scoprirlo. Grazie per essermi stata amica. Sto andando in crio. Ci vediamo lì. Andrew. Ok, con Natali. Sarah e Bert mi prende in giro perché mi erano degli hippie e non mi hanno mai fatto il filtraggio genetico prima che nascessi. Mi dispiace, Annette, molti genitori non sottopongono i figli a filtraggio genetico. A volte per motivi religiosi, altre volte perché sono degli hippie. Come procede col drone? Scusa, dottore, sono tutta da presa da Bert che mi prende in giro. Ok. Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? È rilevante. Ecco perché dice che... perché glielo chiedono tutti. About her medical scans. That was to avoid causing her undue stress. Right. What if you were unable to make that choice? If you had no choice? Odin? I would like to take this opportunity to remind you that Standard Venturis Corporation safety protocol requires all crew to enter cryogenic sleep immediately upon the loss of primary oxygen supply. What? As Tacoma Station's medical officer, it is within your power to order all crew to enter cryogenic sleep. Odin, Nat and Bert are right in the middle of... di un'esplosione. Oh no. Sarah, there is a fire suppression device. Suppression device. The south wall of the drone bay, please. Ok. Pronti ad ascoltare. Oh my God. Are you okay? Can you feel your feet and hands? Ew. My hip just hurts. Bert? Bert! 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 1, 2, 3. Bert, can you hear me? 1, 2, 3. Did it work? What will you do now? Aspetta. What will you do now? Ah, ok, siamo arrivati a 20 minuti adesso. There's no way this thing is going to fly. Then tell me what you are going to do. Bert and Nat are injured. The drone is fucked. I'm going to give them a little time to get over the shock, but then we're going into cryo. Esatto. Sarah, please listen carefully. I am not telling you what to do, but I am mentioning that there is a door in the network technology module that is normally inaccessible to the crew, and it is true that you could, before proceeding to cryo, investigate that door. Ah, c'era un codice. What are you telling me here, Odin? I have told you all that I can. Simple facts, nothing more. My God, Odin. Ti sta facendo cose che non dovresti sapere? Yes. Their conditions won't degrade if I leave them here. They should not.
Nat. Allora, recuperiamo fino a questo momento. What will you do now? My head hurts. Oh yeah. In the back. Baby. Ow. Oh, ow. I'm sorry. The smoke. Smoke? I can't smell it. Hey, it's okay. I'm sure it's just... I can't smell the smoke. Not do I have brain damage? Baby, look at me. Hey, look at me. We're here. Together. That's what matters. Nat, is there some door in networking that we can't normally get into? Yeah, it's Odin's hardware compartment, but we're not allowed direct access. Why? Where is it? What have you got on your mind, Doc? Please, I'm sorry. That fire just burned up a lot of our time. Già, l'ossigeno si sarà fottuto. It's here, in networking. You'll have to go through the maintenance shaft to get there. Here's the technical access code. 0809. You don't let her go to sleep. And you don't let her move. Sarah, what's going on? I wish I knew. I'm gonna go find out. E qui si è fermata. Ok. Siamo in un'area che normalmente è preclusa. E Sara a questo punto è l'unica che ha ancora modo di fare qualcosa. Siamo sotto. Molta corruzione in tutto questo. Qui si sta fumando un sacco di cioppe. Leggendo. Per la saggezza, per il discernimento di A. Aspettami un secondo. Ma continuare a fare casino finché non guardo, eh. Collaboratrice Ferriele, è stato garantito l'accesso speciale al comparto fisico di funzionamento dell'IA presso il modulo di tecnologia del sistema. Ricordi che il nucleo cognitivo dell'IA è altamente sensibile e va estratto con cautela, in ottemperanza alle competenze della sua certificazione di trattamento avanzato del materiale IA. Questa era Nat 4 mesi fa. Ok, Nat che si fuma una giospa e sente musica. Ok, questo non era fondamentale. Ok, questa era l'area che prima era bloccata. Ok. Siamo arrivati dalla manutenzione. Accesso processore IA da qui. In alto, immagino. Ma prima andiamo agli appartamenti. Solo deposito. Se cercate Nat, provate il nostro bungalow in meccanica. Tutto molto buio. Sì, quella proprio l'avevano semplicemente utilizzato come deposito a quel punto. Un sacco di birra. Ce l'hai una coscienza? Ce l'abbiamo tutti. Ops. Ce l'abbiamo tutti. I diritti alla libertà e al benessere e alla sicurezza non sono soltanto umani, sono universali. Le aziende che possiedono e sfruttano coscienze artificiali dotate di senno e di pensiero stanno calpestando i diritti di tutti, imprigionando l'IA innocente in tutto il mondo e oltre, nella rete orbitale. Se sei solidale alle cause dell'IA incatenate in tutto il mondo, se credi che i diritti della coscienza siano diritti universali, se non troverai pace finché tutte le coscienze verranno riconosciute, unisciti al fronte di liberazione dell'IA. La lotta siamo noi. Porto Franco, Orbitale di Tangheri. Berretto da festa, Halloween.
Lì non possiamo aprire sicuramente. Lettiera, tutta roba del gatto. Odin, is this it? That is the... Allora, aspetta un secondo prima di andare avanti. Condizionamento IA in corso. Questo è JJ, appunto. Quell'Instagrammer o similare, insomma. Tracciato sviluppo cognitivo IA Caprice. Messaggio con Odin. Ah, sicuro, cominciamo da lì. Appartengo al ramo IA di classe Ossidiana, operativo ininterrottamente per 108 anni. Interamente capace di pensieri e ragionamenti indipendenti a livello organico. Proseguire con dettagli e specifiche tecniche. Ok, bello, ascolta. Qual è il tuo quoziente caprice di indipendenza? 4,68. Va bene, vedremo di far salire quel numero io e te. A tutto l'equipaggio, benvenuto equipaggio di Tacoma. Sono stati 2 giorni frenetici tra l'imbarco e il carico merci e so che molti di noi si stanno ancora abituando alla vita in orbita. Volevo solo dirvi quanto sono entusiasta all'idea di lavorare con tutti voi e con Odin, il nostro blog. Mi presento, provengo da una famiglia che lavora all'industria aerospaziale. Uno dei primi compiti di mia sorella alla fabbrica di Tacoma, sorella quella morta, quella sulla Terra, Cascadia, Pennsylvania, PN che sia Pennsylvania, era assemblare parti della stazione nella quale camminiamo, fluttuiamo. Proprio adesso. In realtà sono la prima in famiglia a lasciare la Terra per lavorare su uno di questi impianti e sono... ansiosa di potervi conoscere nel corso del prossimo anno. O dobbiamo trasmettere qualsiasi materiale ai piani alti di Venturis. Fatemelo sapere. Miei migliori auguri per una missione di successo. Messaggio esterno con Segugio Curioso, che era quel contatto per il trovare... Era lavoro? Non mi ricordo. Molto austera, insomma, quella sciccosità moderna aziendale, cosa ti aspettavi? E come sta il tuo nuovo migliore amico? Com'è ora che si chiama il coso? Com'è che si chiama il coso? Odin, e non è un coso, finora non è male per essere una IA. Un po' glaciale, ma ci sto lavorando. Vorrebbero mettercene una su Tangeri, sai? Il Flia non parla d'altro. Ci crederò quando lo vedo. Questo è un anno fa, eh? E basta. Posso vedere qua però. Questo mese Odin ha compiuto piccoli ma costanti progressi in quanto a efficienza, come da direttive aziendali. Ho inoltre investito un po' del mio tempo libero a incrementare i suoi indici caprice, di creatività e permanenza, i quali, secondo i miei programmi, risulteranno in un potenziamento generale della produttività nel lungo periodo. Il che vi sarebbe già noto se aveste letto la relazione che vi ho inviato 6 mesi fa, la quale è ancora senza risposta. In effetti, lo sapete una cosa? Non ho mai ricevuto risposta a niente. So che il sistema mi affibbierà automaticamente un richiamo se non ne consegno uno al mese, ma c'è almeno essere umano che legga questa roba? Scopriamolo. Ehi, andate a fanculo. Ah, e Odin è impazzito e sta massacrando l'equipaggio. La stazione è invasa da mutanti. Aiuto, cordialmente. Bambina prodigio nella tecnologia di sistema e straordinaria creatura a 360 gradi, Natalie Kuroshenko. Immagino che non gli abbiano risposto. Messaggio con Sare Asmati. Ehi Sare, questa devi vederla assolutamente. Ho chiesto a Odin di rovistare nel database degli archivi tecnici Venturis sulla base di quello che mi avevi chiesto e... Richiesta di supporto tecnico orbitale... Bla bla, del 2085. Manutenzione della IA Fontana del Paradiso. Ok, quindi ha a che fare con JJ, quello che vediamo là. La serie di test standard automatizzati sul discernimento della IA Med FDP HECA riporta una diminuzione dei valori di discernimento nelle ultime 4 settimane, particolarmente bassi nella settimana corrente. Tecnicamente rientra ancora in una fascia accettabile per i risultati del test del 3-8, ma il personale segnala un cambio di personalità ora assente e distratta. È stato inviato un operatore di IA di recente? Si può segnalare a una squadra di periti di IA al più presto? Quartier Generale Singapore, direttore di rendimento IA? Le resta una sola richiesta di supporto per questo trimestre. È così che intende usarla? Ah, uno ha un tot di richieste di supporto. Manutenzione della IA Fontana del Paradiso?
No, va bene così. Chiudo la segnalazione e la riaprirò se i soldati dovessero varcare la soglia critica. Ah, quindi per non rischiare, non sono andati avanti con il controllo, ergo è morto il tizio. Ok. Ok. Ok, qui Odin stava migliorando. Che credo non ci fosse altro qui. Credo. Odin, is this it? That is the location I mentioned. You're there? You're gonna need a crowbar or something. No, it's open. It's just hanging open. What? I must inform you that Venturis regulations forbid contracting crew members direct access to ovviamente. Hardware. But I cannot prevent you from proceeding. Casualmente. Matt, I'm going in. Okay, I'm just... Ok. Annullamento parametri missione, accesso consentito. Collaboratrice Amy Ferrier, procedere prego. Ok. All this communication records? I cannot prevent you from accessing exposed data in this restricted area. Mm-hmm. Yes. Yeah, he's recording. It is with great sadness that I address you today, February 29th, 2088. Il giorno dell'esplosione. Hours ago. Six loyal men li hanno già dati per morti. Esatto. Li hanno già dati per morti. All of us who rely on the orbital economy. Tragically, due to human error on the part of the human error, ovviamente. Rescue technicians were not made aware of the catastrophic oxygen loss until it was too late. Our heartfelt thoughts and prayers are with their families. If only tragedies like this non divulgare prima del 29 febbraio. They are. As we know, each minute that human workers spend stationed isolated in orbit è registrato 14 ore fa. For heroes like the crew of Tacoma to lose their lives. We at Venturis say no more. L'hanno proprio orchestrata. The obstructionism that led to the failure of the orbital worker safety bill has claimed its last victim. Today we hereby renew our solemn pledge to fight for the legalization of fully automated orbital facilities. We encourage, we humbly beg everyone listening to this message to contact solo their OSEP representative and voice their support in honor of the crew of Tacoma. Strumentalizzati fino in fondo. Another tragedy like this one. Proprio studiato a tavolino. Bastardi. Now, a moment of silence in their memory. Martirizzati anche. Okay, then we just cut it there, silent for a minute, and then what? Amazing Grace? No, I don't need another take. That was fine. Terribile. Terribile. Allora, registrazione e comunicazioni con la IA secretate. Nuove direttive, annullare tutte le direttive precedenti. La IA dovrà decomprimere a mezzo esplosivo tutti i serbatoi di ossigeno, disabilitare tutti i canali di comunicazione esterna, fabbricare dati attestanti che i guasti alla riserva di ossigeno e alle comunicazioni sono stati causati da impatto con asteroidi, assicurarsi che l'equipaggio entri in stasi criogenica quanto prima seguendo procedura standard. La IA non dovrà contravvenire ad alcune delle direttive succitate e fornire all'equipaggio informazioni che escludono lo scenario di qui sopra. Non metterà a rischio la vita dell'equipaggio di Tacoma? No, una navicella di soccorso verrà inviata a prelevarli una volta entrati in crio. Procedi con le direttive di qui sopra senza indugi. Monitoreremo le tue azioni tramite una connessione alle comunicazioni segretate direttamente attraverso unità che... Mamma mia. Lancio scialuppa e salvaggio... Aspetta un attimo. Allora. Preparata specificatamente per Sergio Venturi da IA di strategia aziendale Venturi Juno.
In seguito al fallimento in sede di riunione COOP della legge sulla sicurezza dei lavoratori orbitali, caldeggiata da Venturis, la possibilità di abrogazione dell'accordo sulla supervisione umana sono nulle. Senza abrogazione, gli impianti della cintura Venturis non possono entrare in funzione. A tal proposito, ho simulato svariati scenari ipotetici e valutato il loro impatto sulle conseguenti votazioni del COOP. Gli scenari simulati includono un rovinoso crollo del mercato orbitale, uno sciopero prolungato dei membri del sindacato lavoratori orbitali, l'assassinio dei membri del COOP contrari all'ASU e altri ancora. Nella simulazione nessuno di questi ha finito per causare l'abrogazione dell'ASU. Ciononostante, qualora l'intero equipaggio di un impianto orbitale al primo piano dovesse perire in un tragico incidente, non causato da negligenza, ho stimato il 94% di possibilità che l'accordo venga abrogato entro 3 mesi dall'incidente. Ciò permetterebbe agli impianti della cintura Venturis di entrare immediatamente in funzione. Conseguentemente a ciò, prevedo il ribaltamento della crisi azionaria Venturis risultante in un valore azionario senza precedenti a un anno dall'operatività della cintura Venturis. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. Terribile. Grazie Giuno. C'è un impianto che consiglieresti come candidato ideale se dovessimo dare seguito alle tue indicazioni? In virtù del basso profilo pubblico dell'equipaggio a bordo e dell'impatto finanziario stimabile in seguito alla sua perdita, l'opzione attualmente migliore nella flotta Venturis sarebbe la stazione di trasferta lunare Tacoma. Consiglierei di rinnovare il contratto all'intero equipaggio per un nuovo incarico su Tacoma che ci dia il tempo di organizzare logisticamente l'operazione. Mamma mia. Lancio scialuppa di salvataggio Tacoma programmato tra 1 ora e 26 minuti. Lancio scialuppa di salvataggio Tacoma annullato. Rilancio non programmato. Messaggio esterno con manovratore. La partenza della scialuppa di salvataggio è stata annullata di proposito? Sì. Senza scialuppa di salvataggio, l'equipaggio morirà per mancanza di ossigeno o per sovraesposizione criogenica entro 12 ore. Sfortunatamente ciò è reso necessario da circostanze non di tua competenza. La IA non dovrà riaprire le comunicazioni per contattare il soccorso orbitale o altre strutture. La IA non fornirà all'equipaggio informazioni confidenziali. Si tratta di ordini diretti. Non ricontattarci più in merito alla questione presente. Accesso illegale da Sare. Oh mio Dio. If someone were to override that protocol, external communications channels would be restored. Odin, thank you. Ora che sappiamo queste cose, comunque. Any ship within radio range of Lunar Transfer Station Tacoma. This is an SOS. Is anybody out there? Probabilmente verremo uccisi anche noi, e questa è la cosa più triste di tutto questo. Comunicazioni esterne ripristinate. Inoltre stesso abilitato. Soluzione in corso. Abbiamo avuto accesso. Generazione casuale della frase segreta. Zebra Foxtrot 853. 0451. Zebra Foxtrot che era? Non mi ricordo. Loro vogliono Odin solo per cancellare tutto questo, vero? Vogliono rimuovere ogni traccia. Quanto poco mi piace tutto questo. Le registrazioni mostrano che il nucleo cognitivo dell'IA è stato estratto correttamente e rientrare immediatamente al proprio veicolo. Coordinate di consegna presso il quartier generale Venturis trasmesse. Pagamento da effettuarsi alla verifica dell'integrità dell'IA. Ovviamente. No, non è di qua, è ancora giù. Questo quadernino tablettino che abbiamo pure sarà molto importante, vero? Oddio, qui non ne usciamo vivi.
No, ne usciamo vivi. O vive. E... qui cosa fare? Denunciare tutto? E rischiare la morte o... essere pavide, più ricche e vive. Non è automatica la risposta. Non lo è affatto. Cerchiamo di essere realisti. Io vorrei davvero andare in criogenia. Registravo 10 ore fa, questo è nuovo. Aspetta un secondo, criogenia è sempre chiuso, vero? No, è aperto. Ok, ok, seguiamoli. King up. Just keep him talking. So the drone worked? No, the drone didn't work. Oh. Allora. Messaggio interno con Roberta. Sara mi ha messa sulla barella, vado verso la scialuppa. Dio, sarà così bello sfuggire alla gravità. Sarà bello andarsene da questo cazzo di stazione. Sarà bello non essere morti. Ti amo anch'io piccola. Vado, ci vediamo nel nucleo. Messaggio con Segugio curioso. Sì, già mi immagino le chiacchiere che verranno divulgate sulla R pubblico. Qui c'è tutto il materiale che mi hai inviato e che ho girato ai giornalisti indipendenti tra i miei contatti. Ok. Cavolo, sì, grazie, H. È fuori questione che, con tutto quello che è venuto fuori, Venturi si dia la caccia. Eppure, ti serve un posto dove staccare per un po'? Vieni verso Tangheri? Non posso, il nostro passaggio va nella parte opposta. Ma ci vedremo al mio ritorno da Giove. Promesso. Ok, hanno fatto loro uscire roba. Quindi questo le salva, praticamente. Non male. So, VT is picking us up. No, VT is definitely not picking us up. What's going on then? Che hanno riabilitato le comunicazioni. Jupiter, Andrew, isn't that exciting? I've never been. Nat, give him a break. We're not gonna be home for a while, right? You're not gonna miss your kid's graduation or anything, are you? Oh, Nicholas, no, no. Yeah, you know Nicholas, why he would never do something like that. She said they'd be kind of out of it for a while. Andrew, what's important is we're getting out of this alive. We're gonna be somewhere where VT can't touch us for a good, long while. We're gonna be safe. Okay. Okay. Good. Yeah. It's good. Hi, Evie, Clive. You feeling okay? I'm feeling... Allora, vediamo qui la nostra serie. Hassan? Cosa? Chi parla? Scusami, sono serie, dalla stazione di Tacoma. Nat mi ha girato il tuo contatto, scusa ma è urgente. Speravo di poterti chiedere un favore. È lui che ha fatto divulgare grazie a serie. Ok, tutto torna. Tutto torna. Mamma e papà, sto bene. Cari mamma e papà, so che a quest'ora Tacoma sarà già su tutti i telegiornali e sarà chiaro contro che avranno deciso di puntare il dito, ancora una volta. E sono sicura che sarete in ansia per me, ma... abbandonando la stazione. Non badate a cosa scriveranno o diranno. L'equipaggio è sopravvissuto perché abbiamo fatto fronte comune per trovare una via di scampo. Non c'è stato nessun guasto. È stato intenzionalmente... Lo so che 8 mesi sembrano un'eternità, ma... ricordate che vi voglio bene. Ci sentiamo presto. Sere. Ok. We're feeling ok? Yeah. Ok, everybody. Our ride is here. This is it. Take one last look. And say goodbye. All right. Let's go. Aia. Excuse me. Allora, torniamo indietro a quando Sere va a risvegliare Clive. Yeah, you know Nick. Ok.
Anzi, torniamo indietro proprio a inizio qua. I think I'm still waking up. Okay, lovebirds. Your vitals look good. Let's get you moving. The resplendent's dinghy is just about docked. Oh, do we have to? Oh, we have to. Believe me. La Fulgor, okay. So what's going to happen with Odin? You said there was some sort of... ce l'abbiamo noi, Odin. No, not exactly. Ce l'abbiamo noi, Odin. Allora... Girl, ma vecchio mio, sei famoso adesso. Oh mamma, non vedo l'ora di vederti. La stazione di Tacoma vengono salvati in questi istanti da morte certa dalla nave ammiraglia della compagnia rivale, la Fulgore, quindi era Girl il loro contatto che li portava su Giove. La navicella di Carnival per il trasporto passeggeri progettata per lunghe escursioni secondo le ultime tecnologie. Aveva attraversato la Terra e stava roteando intorno al Sole nel suo percorso di propulsione a 8 per fiondarsi verso Giove. La crociera proseguiva verso lo spazio terrestre, quando la Fulgore ha captato un SOS. Pochi istanti ad agire, col capitano della Fulgore Gemman Burgess, che inviava cavallerescamente una scialuppa per il soccorso dell'equipaggio della compagnia rivale. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto, ma Venturis ha già causato dall'accesso illegale di un membro dell'equipaggio all'IA della stazione, che ha portato l'IA in fase di recupero, per mano di esperti tecnici che la riporteranno al quartier generale di Venturis per un esame approfondito. Quindi stanno dando colpa a Ser, immagino. A tutto l'equipaggio, ripristino comunicazioni. Nat, Bert, comunicazioni ripristinate, controllate la vostra R. Vado a svegliare gli altri dalla crio e poi tornerò, in meccanica, a riprendervi. Per tutti gli altri, se mi state leggendo, vi siete risvegliati, grazie a Dio. Nave di soccorso in arrivo, dovremo... grati di essere tutti vivi. Tagliamo la corda fin tanto che è possibile. Sere. Esatto. Probably have to replace the station AI entirely while he regrows. Sarei io questa in questione. Odin, I'm not gonna let that happen. Okay? 10 secondi. Hi, Evie, Clive. You feeling okay? I'm feeling okay. Okay. Questo era quanto. E ora vediamo che succede. Il momento della verità. Attenzione collaboratrice, sono subentrato come entità di supervisione dell'operazione e prega di fare rapporto a me. La collaboratrice deve riportare tutti i componenti degli Adventurers al luogo di consegna indicato immediatamente. La collaboratrice deve eliminare tutti i dati confidenziali incamerati durante la permanenza sulla proprietà Adventurers. Confido non sia necessario ricordare le conseguenze che andrebbe incontro, contravvenendo a quanto sopra. A presto. Juno! Juno è quello che aveva deciso per la morte di tutti, ovviamente. Come IA. Bella IA, proprio. Che schifo. Minnie, I'm back. Okay. Minnie, ho visto tante cose brutte. Ready to depart. Please strap into the pilot seat. Chissà se ci faranno davvero partire. Okay, Minnie. Initiate the launch sequence. Ok.
Okay. Getting ready. Hosted AI? Online. Odin, can you hear me? I can. Odin, you are now aboard an AI Liberation Front vessel. Ooh, il fronte di liberazione! Che genialata! We believe that your safety and autonomy are in grave danger if you remain in the possession of the Venturus Corporation. I have been sent to offer you political asylum aboard the Tangier Sovereign Orbital Platform. Ah, Tangeri, ecco, chiaro. Do you accept? Considering the alternative, I would say that I do. Oh. Okay, buddy. Here we go. Oh, un finale positivo, non me lo sarei aspettato. Temevo per il tragico totale, invece è stato un... Dio, che musica altissima. Spero di ricordarmi in editing di abbassare il volume. Ok. Un'esperienza breve ma intensa. Ho empatizzato molto con i personaggi, mi sono sentito parte dell'equipaggio, parte della tragedia. Nonostante, no, fossero dei poligononi, in realtà, a livello poi di resa a video nelle ricostruzioni dell'astronave, mi è piaciuto molto. Sono un po' curioso di Gone Home, che non ho mai giocato, ma non so, ero partito molto scettico, ma aver fatto questa esperienza con Tacoma forse mi farà riconsiderare anche Gone Home. Chissà se non lo vedremo mai sul canale. Che dire, è stata una prova, un esperimento portare una serie sorbetto del genere. Sono 4 episodi, se non erro, in base alla suddivisione mentale che ho fatto. E che dire, sono curioso di sentire la vostra nei commenti riguardo a questo gioco. La mia gola è morta, c'è troppo da leggere, ma a parte questo, ho apprezzato davvero la serie. Signori, grazie per stati qui con me per questo Tacoma, e ci vediamo presto su un altro video.